Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Il Signore non dimentica, non dimentica mai. Sì, dimentica soltanto in un caso, quando perdona i peccati. Dopo aver perdonato perde la memoria, non ricorda i peccati. Negli altri casi Dio non dimentica. La sua fedeltà è memoria, la sua fedeltà col suo popolo, la sua fedeltà con Abramo è memoria delle promesse che aveva fatto. Dio elesse Abramo per fare una strada. Abramo è un eletto, era un eletto. Dio elesse lui. Poi, in quella elezione, le ha promesso un'eredità. E oggi, nel passo del libro della Genesi, c'è un passo in più. Quanto a te, la mia alleanza è con te. L'alleanza. Un'alleanza che gli fa vedere lontano la sua fecondità. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. La elezione, la promessa e l'alleanza sono le tre dimensioni della vita di fede, le tre dimensioni della vita cristiana. Ognuno di noi è un eletto. Nessuno sceglie di essere cristiano fra tutte le possibilità che il mercato religioso gli offre. È un eletto. Noi siamo cristiani perché siamo stati eletti. In questa elezione c'è una promessa di speranza. Il segnale è la fecondità. In Abramo sarai padre di una moltitudine di nazioni e noi sarai fecondo nella fede. La tua fede sfiorirà in opere buone, in opere di fecondità anche. Una fede feconda. Ma tu devi, terzo passo, osservare l'alleanza con me. E l'alleanza è fedeltà, essere fedele. Siamo stati eletti. Il Signore ci ha dato una promessa. Adesso ci chiede un'alleanza di fedeltà. Gesù dice che Abramo esultò di gioia, pensando, vedendo il suo giorno, il giorno della grande fecondità, quel figlio suo, Gesù era figlio di Abramo, che è venuto a rifare la creazione, che è più difficile che farla, dice la liturgia. È venuto a fare la redenzione dei nostri peccati, a liberarci. Cristiano,
Il cristiano no, perché possa far vedere la fede del battesimo. No. La fede del battesimo è una carta. Tu sei cristiano se tu dici di sì all'elezione che Dio ha fatto di te, se tu vai dietro le promesse che il Signore ti ha fatto e se tu vivi un'alleanza col Signore. Questa è la vita cristiana. I peccati del cammino sono sempre contro queste tre dimensioni. Non accettare le lezioni e noi eleggere tanti idoli, tante cose che non sono di Dio. Non accettare la speranza nella promessa, andare a guardare da lontano le promesse, anche tante volte, come dice la lettera agli ebrei, salutandoli da lontano, e fare che le promesse siano a oggi, con i piccoli idoli che noi facciamo, e dimenticare l'alleanza, vivere senza alleanza, come se noi fossimo senza alleanza. La fecondità è la gioia, quella gioia di Abramo, che vide il giorno di Gesù e era pieno di gioia. Questa è la rivelazione che oggi la parola di Dio ci dà sulla nostra esistenza cristiana, sia come la del nostro Padre, cosciente di essere eletto, gioioso di andare verso una promessa e fedele nel compiere l'alleanza.